Si chiama Sphere, lo strumento del Very Large Telescope dell'ESO che ha catturato la prima immagine di un sistema planetario multiplo, una giovane stella simile al Sole accompagnata da due esopianeti giganti. Come una foto storica delle prime fasi evolutive del nostro sistema solare, l'immagine ritrae due pianeti, i due puntini luminosi in bianco e rosso, distanti dalla stella madre, che possiamo vedere in alto a sinistra nel riquadro. Sphere è dotato di un dispositivo, detto coronografo, grazie al quale può oscurare la luce della stella e mettere in risalto la luce infrarossa proveniente da pianeti gassosi, giovani e caldi. I due giganti gassosi orbitano attorno alla loro stella centrale a distanze 160 e 320 volte maggiori della distanza Terra-Sole e sono rispettivamente 14 e 6 volte più pesanti di Giove. La stella, che dista dalla Terra circa 300 anni luce, ha solo 17 milioni di anni, un sole neonato in termini astronomici. Di sistemi planetari scoperti con metodi indiretti, come la diminuzione della luce della stella per effetto del transito o l'effetto Doppler sulle velocità radiali, se ne contano a migliaia nella nostra galassia, mentre immagini dirette sono estremamente rare. Questa in particolare è la prima immagine di due pianeti attorno a una stella simile al Sole.